Buongiorno a tutti. Come vedete, questa settimana ho pubblicato molto meno video perché volevo staccare un po' la spina, ecco. Perché ultimamente guardavo tantissimi video, sapete, tipo quelli short, anche su Instagram, ecco. Ora ho detto no, devo staccare la spina, non devo guardare. E niente, è per quello lì che ho pubblicato anche meno, se no dopo andavo giustamente a guardarli anche quelli, ecco. Allora ho detto niente web, niente televisione, niente di niente e mi concentro su di me, sulla mia casa, poi tra l'altro tra lavoro, da fare da mangiare, altre cose, mi sono impegnata nelle mie giornate, ecco. Niente ragazze, spero che la vostra settimana andata bene, alla mia come sempre tra una cosa e l'altra, il tempo vola giustamente. E non per quello, giustamente, non ho fatto niente, ho fatto qualche ripresa delle mie giornate che vi faccio vedere. Poi volevo staccare la spina anche da altri youtuber, ecco, da altra gente che pubblica video. Non voglio essere condizionata da nessuno, ecco, perché tante volte mi faccio condizionare, ecco, anche se non dovrei farlo, però lo faccio. Tipo non so se uno pubblica una cosa, io lo volevo pubblicare, ma non pubblico perché qualcun altro ha pubblicato, anche se mai in un altro modo, però l'ha fatto, ecco, e allora non lo faccio, ecco. Però staccando la spina in questi giorni ho capito che non mi devo far condizionare da nessuno, ecco, perché ognuno di noi fa le cose in modo diverso, alcuni di noi fa le cose uguali, cioè, però giustamente trattandosi sempre delle pulizie, gira che rigira, le cose sono quelle. Poi ragazzi, mi ero promessa per una settimana non pubblicarla nulla, però è diventata talmente la mia quotidianità, diciamo, ecco. E ormai fate parte della mia vita che faccio fatica a non pubblicare nulla, ecco. Questo mi sono resa conto, da una parte sono contenta perché è una bella cosa, ecco, secondo me. E d'altra parte mi sento anche in colpa, ecco, di non pubblicare nulla, ecco. Però ci lavorerò sopra anche su quell'aspetto lì. E niente, ho capito in questi giorni che non mi devo far condizionare da nessuno, ecco. E pubblicherò quello che mi passa per la testa, ecco. Giustamente in questi giorni ho fatto le mie pulizie, tutto quanto. E poi una sera mi sono messa qua in cucina a guardare le mie fughe delle piastrelle, ragazze. E ho provato in tantissimi modi, ecco, a pulire le fughe con le cose che ho giustamente in casa. Però alla fine sono arrivata a un punto che vi faccio vedere a questo video. Qua faccio sempre le pulizie giustamente nel mio solito modo, però sono arrivata al dunque, ecco, con una cosa che avevo sotto gli occhi e ho fatto reagire. Dopo vi faccio vedere, ho fatto reagire per tutta la notte con un detersivo fatto in casa e niente, e mi sembra che le piastrelle sono sbiancate. Ah, ragazze, qua pulisco col maglione perché ho le finestre aperte dappertutto, allora mi sono messa il maglione sopra.
Ed eccoci qua ragazze, siamo arrivate alle nostre fughe. Adesso vi faccio vedere come erano le mie fughe prima, ma prima mi preparo, prepariamo il nostro detersivo, ecco. E vado a bollire un po' d'acqua per sciogliere meglio il percarbonato, ragazze. Ho provato con il percarbonato, ho lasciato il percarbonato reagire tutta la notte e niente, ho visto la differenza. Oggi provo a fare un spruzzino perché un altro giorno ho provato solo, ho fatto un po' dentro una tazzina di caffè, ecco. Dentro una tazzina di caffè ho preparato il percarbonato con l'acqua e dopo ho fatto reagire le mie piastrelle. Oggi provo a fare con il spruzzino, ecco. Anche se dopo il video vi dico che lo spruzzino non va bene, almeno questo spruzzino qua non va bene, perché ha un beccuccio troppo piccolo e dopo il bicarbonato, quello che non si è sciolto, vedete qua la differenza, ecco, dopo vi spiego. E qua la differenza, praticamente qua non avevo mica spruzzato, lì sotto erano tutte piastrelle gialle praticamente, e niente, ci vuole anche ci va anche la fatica, ragazze, giustamente, con un prodotto naturale, però vi posso assicurare che le piastrelle sono più chiare dopo quello procedimento lì, ecco. Meglio lasciare per tutta la notte reagire, anche se faccio fatica qua, giustamente, meglio sui pavimenti. Come stavo dicendo prima, spruzzino non va bene, perché almeno il mio, perché ha un beccuccio troppo piccolo e praticamente si è intasato e non andava, ecco. Vi faccio vedere qua in bagno, forse si vedrà meglio la differenza, ecco. Vedete qua come la piastrella è scura, quel pezzo lì. Ecco, vi faccio vedere sul momento, però giustamente andava meglio lasciato per tutta la notte. E dobbiamo fare un pezzo alla volta, ecco, perché sennò diventiamo matte. Però un pezzo alla volta possiamo sbiancare tutto. Vi faccio vedere com'è sul momento, ecco, la differenza tra prima e dopo. E vedete come è diventato più chiaro tutto. Ecco cosa intendevo. Non so se si vede, ma comunque in pochi secondi è diventato molto più chiaro. E nel frattempo che io continuo a pulire, ragazze, io vi saluto, spero che anche oggi vi ho fatto un po' di compagnia. Farò le cosine pian pianino, giustamente non sto ad impazzire perché ci vuole del tempo per sbiancare tutto. Però pian piano ce la faccio, ecco, pian pianino ce la facciamo anche per sbiancare quelle piastrelle lì. Niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao a tutti!